Uno dei temi più dibattuti anche da noi dell'Almanacco è il tema della coppia. La coppia è in crisi, è inutile che ce lo nascondiamo, è proprio messa male. Proprio ieri, mi duole dirlo, si è separata una delle coppie più solide del mondo. Pensate un po', Diabolik ed Eva Kant. Non sono più fidanzati, si sono lasciati e sono voluti venire ospiti qui da noi all'Almanacco. Buonasera Diabolik, buonasera Eva Kant. Buonasera. Buonasera. Ecco, io, se non sbaglio, voi stavate insieme da più di 50 anni, ma non eravate sposati, se non sbaglio. Guardi, tocca subito il tasto dolente. Eccola, lo sapevo, mo inizia. Noi ci stavamo per sposare, era già tutto pronto, gli invitati, la cerimonia, la chiesa. Oh, ma proprio il giorno prima sto pirla non si fa fottere gli anelli. Lui? Ma non è possibile, scusi, ma... Vabbè, me li hanno fregati in metropolitana. Oh, non si può più stare in metropolitana, eh. È piena di scippatori. E poi sta statutina, sta cosa, non c'ha manco le tasche. Se tu mi comprassi un paio di pantaloni invece di startene sempre dal parrucchiere a farti sto chignon... Ma c'hai qualcosa contro il mio chignon? No, cara, ma sono 50 anni che c'hai lo chignon. All'inizio fa anche sangue, ma dopo un po' rompe. Sì, ma non litigate adesso per uno chignon, per favore. Dai, non potete mettervi a litigare per uno chignon. Ecco. Parli te che ti metti il passamontagna perché non c'hai più i capelli. Oh, sotto c'è la testa che sembra Magali. Sì, ma non litigate, dai, non litigate. Non voglio che litighiate qui, ecco. Ma non c'è proprio niente da fare. Niente da fare. No, guardi, il nostro rapporto mai è esaurito, eh? Non c'è più quella passione di una volta, non c'è più. Eva, ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Che bello che era. Quando ti ho svaligiato la casa e poi sono tornato a casa e tu mi avevi svaligiato la mia, eh? Ricordi? Che bei tempi. Ecco, vedete, ci sono ancora delle cose che vi tengono unite. Cercate queste. Cose che vi tengono unite. Cercate queste cose qui. Come mai vi siete separati, capperi? No, diglielo tu, stronzo. No, vabbè, adesso non mi sembra il caso di dire questa cosa. E allora lo dirò io. Il signorino qua, che ha la fissa per le maschere, si metteva le maschere dei mariti delle mie amiche e poi se le trombava. Ah, bravo, Diabolik, bella roba, vabbè. Complimenti. Vabbè, genere, lo sai, l'occasione fa l'uomo ladro, no? Senti, Diabolik, non è mica la maschera di Facchinetti, tu? Perché io vorrei trombarmi la Marcuzzi, che ce l'ho. Sì, ce sì. L'hai? Allora, dopo c'è... Okay. Allora, no, Eva Kant, lei, chiaro, cerca un fidanzato, può fare un appello qui all'Almanacco di Gene Gnocco. Che tipo di fidanzato vuole? Io cerco un bravo ragazzo, uno che mi voglia bene, non ho tante pretese. Alla fine mi bastano quei piccoli regalini come la Gioconda, la piramide di Cheope. Sono una che non ha tante pretese. Bene, allora chi volesse fidanzarsi con Eva Kant può scrivere al numero... Fermi sul... tutti, sono Ginko. Ginko? Ginko, che palle! Oh, questo è 50 anni che mi perseguita. Ginko, mi sembra il Bocassini con Berlusconi. Ginko, scusa, visto che sei qui, posso farti una domanda? Ma che il nome è Ginko? Le domande le faccio io qui. Finalmente ti ho tra le mani, inafferrabile criminale. Diabolik, stavolta ti smaschero. Sì. No, sì. No. Ho contato la gente che c'è in prigione. Ma perché? Ma poveretto, ma lasciamolo libero, dai. No, dai, patteggiamo. Si può fare. Eh? Tu, sei libero. Via. Tu sei libera? Sì. Ma fantastico! Solo all'Almanacco del Gene Gnocco possono succedere queste cose. Grazie. Oddio, che bello! Che bella cosa! Davvero, davvero carino. Oddio, che bello! Che bello!